pensavo in dubbio, che magari ancora non hanno scoperto. Dunque, abbiamo detto Scuola di Ballo Arthur Murray di Pisa, più di una volta qui ospite del Dance Co, mi trovate bene? Ecco qua, è dire di no, è Sabrina. Allora, andiamo veloci con la prossima canzone, esattamente anche con la coppia formata da Lucia e Manuele, che invitiamo ad accomodarsi in pista. Allora, questo è un ballo particolare, sì, lo vuole dire lei signora, perché a dirlo io fare da ripetitore. Allora, questo è un valzer lento americano, un po' diverso da quello che siete abituati a vedere. Basta, tutto qua, dice la signora. E noi prendiamo dalle vostre labbra, si può dire. Valzer americano. Non sono io, per forza la fortuna, Marco e Veronica. Allora, sull'applauso ovviamente delle accogliamo in pista questa coppia, si esibiranno su una canzone, solitamente non facile da ballare, almeno nelle sale, lo dico da gente, solitamente non sono questo genere, comunque magari potrebbe essere uno spunto per farlo prossimamente. Lo Slow Fox. Not for one year, whatever can be the day. On the radio and the telephone, yes, that we know may just be passing fancies. And in time may go. Sono posta per Marco e Veronica, grazie ragazzi fantastici, anche per voi il meritato applauso del Dancing Co. Allora, mi diceva la signora che la scuola spazia tantissimo come generi musicali, come vedete anche su balli che solitamente nel sala da ballo non si ballano molto facilmente, quindi per chi è appassionato su uno specifico ballo può perfezionarsi o addirittura impararlo. Ma se io voglio, fossi interessato, dove devo rivolgermi? Allora, a Pisa abbiamo un sito internet che è www.mdancepisa.it, oppure telefonare, ci trovate comunque anche sulla pagina gialla. Allora, diceva la signora, c'è un sito, ripeto perché è una voce talmente flemming qui per ascoltarla mentre mi parla sulla musica, non è facile. Allora, trovate qui la scuola di Pisa, giustamente, la scuola si trova sulle pagine gialle, vi ricordo, si chiama Arthur Murray, si scrive Murray con la Y. Arthur sarebbe Arturo, detto in inglese, quindi Arthur Murray di Pisa. Adesso la signora mi scriverà gentilmente il numero di telefono e poi ovviamente magari ve lo leggo io personalmente, anche il sito internet. Intanto vorrei chiamare in pista la prossima coppia, esattamente formata da Mara e Manuele. Facciamo un applauso anche a loro.
Beh, in questo caso Amara, ma non era mai nella sala coppia di applausi. Evidentemente un ballerino abbastanza collaudato, visto che ha ballato svariati balli. Dunque, il ballo sul quale si esibiscono è una milonga. È la sua terza lezione, cioè non quella di stasera ovviamente, perché non ce ne sarebbe il tempo di fargliela. Comunque ha preso solo 3 lezioni, anche se comunque già ballava il tango argentino. Allora, da questa variante del tango argentino, la milonga, passiamo all'ultimo brano sul quale poi salutiamo la scuola Artur Marre di Pisa. Prima però chiamiamo in pista i ragazzi, così si preparano, e io nel frattempo che si preparano vi ricorderò appunto come mettervi in contatto con la scuola Artur Marre. Allora invitiamo Manuele e Veronica in pista su questa ultima canzone sulla quale si congedano da noi, un po' il dulcis in fondo potremmo definire. Allora vi ricordo, la scuola Artur Marre si trova a Pisa, il telefono è 050 99 11 620, poi basta rivolgersi a Sabrina, la direzione dell'Eco, e ovviamente vi metteranno in contatto con la scuola. Oppure internet, abbiamo detto, la classica triplice www.amdance.it, semplicissimo direi. Allora andiamo con la settima ed ultima canzone per questo spettacolo di questa sera della scuola Artur Marre di Pisa. Abbiamo detto Manuele e Veronica al ritmo di rumba. E di ballo. Allora vi ricordo, per chi è interessato può rivolgersi direttamente a Sabrina per entrare in contatto con la scuola. Di nuovo grazie, buona serata e complimenti a tutta la scuola. Bene, noi torniamo a ballare, perché dopo questa piccola